Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Io l'avevo detto, a me la questione non quadrava, siamo a gennaio ed erano uscite solo 3 patch, non era ancora uscita la patch che cambiava totalmente il gioco. Eccola qua, classico video delle 8 di mattina per annunciarvi che a brevissimo su PC uscirà l'aggiornamento che poi vedremo presumibilmente prossima settimana anche su console, che dovrebbe stravolgere completamente FIFA 22, perché vi assicuro che a prendere il link delle pitch notes hanno cambiato veramente l'ira di Dio. Quindi mettetevi comodi, in descrizione vi lascio pure il link se volete anche voi andare a recuperare l'intero articolo e andiamoci a vedere di che cosa si tratta questo nuovo aggiornamento. Eccoci qua, il nostro amico Bogdan ci dice che sono stati fatti tutta una serie di cambiamenti a Ultimate Team che vabbè ci interessano relativamente. Passerei immediatamente al gameplay, che ovviamente è quello che ci interessa di più. Allora, prima di tutto, ricordiamo che FIFA 22 è un gioco dove i passaggi con la X fanno estremamente schifo, per cui l'unico modo per cercare di far arrivare il pallone ai nostri giocatori è quello di fare i driven pass di cui vi ho parlato più volte. Il primo punto che cosa ci dice? Che sono stati depotenziati i driven pass. Infatti ora è più probabile che questi vengano intercettati dai giocatori che si trovano sulle linee di passaggio. Quindi non solo se noi cerchiamo di passare la palla con la X o col triangolo la palla non passa mai, adesso non passeranno neanche i driven pass. Sono proprio curioso di sapere come fare per andare in porta. Alcune animazioni del dribbling che vengono attivate muovendo la levetta analogica sinistra, tra queste anche quelle in cui il portatore di palla fa dei piccoli tocchi per evitare dei tackle, adesso verranno fatte solamente se si sta utilizzando il dribbling agile contestuale. Praticamente questa patch si chiama patch Distruggiamo Riberoschi, che gioca tanto di driven pass, ha sempre giocato con i micromovimenti con la levetta analogica, e quindi mi sembra veramente una follia questa. Poi soprattutto, ma mi vuoi andare a mettere questi micromovimenti solo se sto usando il dribbling agile, che non mi sei andato ancora a risolvere il bug del controller, spoiler, quindi c'è chi farà il disonesto che ce li avrà automatici e chi come noi si ostinerà a giocare in maniera onesta dovrà anche andare a premere maledettamente quel tastino per fare i micromovimenti che prima si facevano in maniera facilissima solo con la levetta. Va bene, grazie. Quando si sta difendendo un cross con quello che è il auto switch settato su automatico, oppure palle alte o palle contese, oppure solo palle alte, uno switch automatico adesso verrà fatto in maniera molto più rapida rispetto a prima. Quindi quando andiamo a difendere dei cross, in teoria adesso il puntatore sul giocatore che viene selezionato dovrebbe arrivare in maniera molto più rapida, e questo ci sta, in maniera tale che uno non becca tutti quei filtrantoni alle spalle della difesa. È stata ridotta poi quella che è l'assistenza ai tiri quando si va a fare appunto una conclusione dove il portiere è posizionato vicino a uno dei due pali. Quindi vi sarà capitato sicuramente che magari muovendo il portiere da una parte all'altra avete visto che l'avversario tirava in automatico verso il centro, oppure a noi sarà capitato. Adesso questa roba non dovrebbe succedere, quindi se io comunque muovo il giocatore che si trova in porta vicino al palo e lui mi calcia effettivamente lì, dovrei parare invece che il tiro corretto automaticamente. Poi ci dice che quando andiamo a giocare dei match con i settaggi delle tattiche dei corner con uno o due barre, adesso più giocatori saranno posizionati fuori dall'area di rigore e sulla linea di centrocampo. Questo che cosa vuol dire, amici miei? Che probabilmente potremmo vedere un po' meno quello schema da calcio d'angolo, che mi sembra anche giusto, visto che ultimamente, seppure si sapeva difendere, ti trapassavano, quindi probabile che si dovrà trovare un altro modo per costruire quell'azione o sparirà del tutto. Poi è migliorata la CPU dei compagni in difesa per andare a marcare proprio sui calci d'angolo, quindi sempre per intervenire su quello schema lì. In una situazione dove il giocatore che sta temporeggiando con l'L2 riceve il tunnel, non andrà a fare più un'animazione che scivola quando si andrà a girare, quindi questo dovrebbe permettere al giocatore che sta temporeggiando di potersi riprendere e non di essere distrutto tipo Gamebreaker di FIFA Street.
è ridotta la frequenza delle scivolate automatiche della CPU, e io credo che si fa anche riferimento a quei fastidiosissimi scivoli stile crash dei giocatori sulla fascia che venivano fatti per evitare che la palla andasse tipo in rimessa laterale o sul fondo. E poi ci dice che sono state rimosse alcune animazioni che si verificavano quando il giocatore controllato stava cercando di andare a bloccare un passaggio rasoterra oppure un passaggio corto filtrante. Quindi mi auguro che questo faccia sì che il pallone, se io mi sono messo bene sulla linea di passaggio, dunque lo vado a recuperare piuttosto che la palla scappa via e ritorna agli avversari. Quindi questo per quanto riguarda il gameplay. Però sono stati cambiati anche tutta un'altra serie di parametri molto importanti, perché che cosa ci dice? Che i portieri che spesso e volentieri non riuscivano a fare parate se il tiro era fatto troppo vicino a loro, e la palla quindi andava a passare tra quello che era il loro collo e la loro testa, tipo una roba del genere. Poi quando si va invece a giocare delle partite con 70 o più di profondità, che cosa succede? Succedeva che la squadra spesso e volentieri andava troppo paradossalmente a indietreggiare. Quante volte vi sarà capitata questa cosa? Adesso è probabile che non succeda più. Quando si sta andando a fare uno switch con la levetta analogica verso i difensori centrali, quante volte sarà capitato di selezionare giocatori che non volevamo? Adesso forse, Dio grazia, dovrebbero aver ridotto l'errore e migliorato la precisione dello switch con la levetta. In alcune situazioni i portieri non riuscivano a salvare tiri che erano comunque raggiungibili in quella che è l'area del tuffo, quindi ancora una volta si vanno a bustare i portieri, non sanno più che cosa fare, se bustarli, rinscarsirli, ribustarli, non sanno manco più loro. Quando andiamo a fare ancora una volta uno switch con la levetta analogica destra, l'indicatore del prossimo giocatore poteva spesso apparire su un giocatore che non era, insomma, voluto, e il giocatore originalmente era switchato su off. Quante volte vi sarà capitato che spesso e volentieri, quando avete il secondo indicatore, si attiva quello su un giocatore che in realtà poi quando schiacciate L1 non andate a prendere, o anche con la levetta. Quindi anche questo potrebbe essere tutto un ecosistema di switch che viene migliorato. In alcune situazioni il portiere poteva andare a buttare dei tiri rasoterra all'interno della loro porta, anche questo risolto in teoria. Alcune volte il portiere poteva fare un fallo senza che l'arbitro andasse a dare un calcio da fermo per l'altra squadra. Il team press, quindi la levetta, quella che permette di attivare il pressing. Che cosa succedeva? Che praticamente andava a decrescere in maniera inintenzionale anche quando lo stavi andando ad attivare. Quando andiamo ad attivare il player lock, lo switch di un giocatore non può essere richiesto fino a quando il giocatore lascia andare la levetta analogica a destra e viene appunto fatto poi l'input per lo switch. Quindi prima schiacciamo i due analogici e poi ci permette di poter fare lo switch con la levetta analogica a destra. Alcune volte un fallo non era chiamato quando un tackle era chiaramente in ritardo. Quando perdevamo la palla in alcune situazioni il portatore di palla rimaneva paralizzato, a me sta cosa divertentissima mi è capitata. Quando richiediamo un passaggio di prima, driven pass, quante volte sarà capitato che invece si faccia una passata la palla sotto le cosce per farla filtrare? Dovrebbero averlo risolto. In alcune situazioni un giocatore poteva continuare per un certo periodo anche dopo che un calcio di rigore veniva dato. Invece adesso verrà dato immediatamente. In alcune situazioni, quando passi la palla col portiere in coop, il portiere rimane selezionato. Grazie a Dio hanno tolto quest'altra stupidaggine. Quando si è in piedi per fare una scivolata, un fallo veniva spesso e volentieri chiamato in maniera incorretta al giocatore che appunto
era in piedi. In alcune situazioni dove un difensore non riesce a fermare un tiro, un'animazione poteva far sì che il giocatore muoveva la sua gamba lontano dal pallone, e questo in realtà è solo un effetto visuale, dicono. In alcune situazioni la palla lontano dal piede del portatore del pallone, richiedendo un tiro o un passaggio, ci metteva troppo tempo prima che questa animazione richiesta avvenisse. Il giocatore che difende poteva decelerare, Madonna mia, decelerare quando stai rincorrendo le palle. Quante volte è capitato? Dio grazie, che se vanno a risolvere questa cosa. Sono state poi risolte alcune problemi di stabilità durante i rigori. In alcune situazioni i giocatori della CPU non riprendono il pallone dopo i contrasti. Quando vai a fare una spazzata, la palla spesso e volentieri non va lunga quanto voluto. Quante volte vi è capitato che la volete spazzare a centrocampo e invece la dà il giocatore vicino? In alcune rare circostanze il portiere si poteva teletrasportare senza fare la parata. Quante volte vi sarà capitato? Quindi tutta una serie poi di piccole cosette che, per quanto riguarda gameplay e questa prima parte, secondo me sono un po' secondarie. Però, per quello che mi riguarda, secondo me questa è una patch veramente immensa che potrebbe veramente stravolgere il gioco. Quindi ragazzi, fatemi sapere voi che ne pensate. Onestamente sono curioso perché ci sono sia aspetti positivi che negativi, come al solito. In descrizione vi ricordo che trovate tutti i link per la piattaforma Viola, dove sono live ogni giorno dalle 8 alle 3. Poi vi ricordo tutti i miei partners. A me non resta che augurarvi una buona giornata. Se volete mi trovate in live a parlare della pace. Ciao!